Benvenuti, benvenuti a questa conferenza stampa. Ci troviamo nella sala di Wii Sport Hub, che è nel Foro Italico, uno degli asset fondamentali di Sport e Salute a proposito di impianti sportivi. Allora, questo intanto è la seconda tappa di un viaggio che è iniziato nel 2021, ovvero quando Wisp e Svimez hanno presentato una ricerca che si era incentrata sulla sedentarietà e sui costi sanitari e sociali, appunto, della sedentarietà nel nostro paese. Era emerso un dato fondamentale, un'equazione, ovvero una bassa domanda di sport era influenzata da una bassa offerta, a volte anche un'assenza di offerta, di impianti sportivi nel nostro paese. Dico a volte anche assenza perché mi riferisco soprattutto al sud, al centro-sud. Quel viaggio, iniziato nel 2021, prosegue oggi spostando proprio il focus, l'attenzione sugli impianti sportivi e presentando i risultati di una ricerca che è stata appunto effettuata da UISP e Svimez con il sostegno di Sport e Salute. L'obiettivo era offrire una ricerca, una fotografia aggiornata, che potesse essere messa a disposizione dei decisori politici in modo da uniformare al meglio gli interventi, gli investimenti sul territorio, ed è stata incentrata dal punto di vista degli operatori del settore. Mi riferisco in particolare ai proprietari e ai gestori degli impianti sportivi. E soprattutto questa ricerca ha una caratteristica fondamentale: è la prima effettuata dopo la pandemia in Italia, quindi ci restituisce un quadro ancora più critico, ve lo anticipo, rispetto alla situazione degli impianti sportivi e tiene quindi conto degli squilibri e delle disparità che si sono create sul territorio, soprattutto accentuate poi, come sappiamo, come già molti di voi sapranno, dall'inflazione e dalla crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina. E a pagare questa esituzione, come spesso accade, sono le categorie più fragili, ovvero disabili, persone con disabilità, anziani e minori. Io non voglio anticipare troppo la ricerca perché so che verrà affrontata in modo corposo dalla curatrice, però vi do tre flash che secondo me restituiscono un po' l'importanza del tema e ci faranno riflettere, ovvero in Italia 6 scuole su 10 non hanno una palestra. E qui torniamo quindi al tema dei minori. Il 60% degli impianti risale agli anni 80 e un impianto su 5 non è fruibile da persone con disabilità, persone con disabilità che in un impianto su 5 non possono neanche assistere agli eventi sportivi. Quindi questi sono tre flash significativi. Per interpretare insieme i risultati di questa ricerca ci affidiamo prima di tutto al presidente Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute. Poi abbiamo Luca Bianchi, direttore della Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, Serena Affuso, che è la curatrice della ricerca, Tiziano Pesce, presidente dell'UISP, l'ente di promozione di cui fanno parte 1 milione di tesserati, infine Beniamino Quintieri, presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, che da oltre 60 anni finanzia l'impiantistica sportiva in Italia. Bene, possiamo comunque rivolgerci a lei, però metterà una buona parola. Allora, inizierei dal presidente Marco Mezzaroma, che so che ha preparato un intervento e so che tiene particolarmente a un impianto che è quello di Caivano. Allora, prima di tutto, buongiorno. Va bene così perché mi hanno detto va tenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, saluto tutti i presenti, gli ospiti. Noi siamo particolarmente felici di aver contribuito a questa ricerca che è stata fatta dalla WISP e dalla Svimez. Abbiamo contribuito in termini finanziari, come Sport e Salute, questa iniziativa fa parte di un'iniziativa più generale di cui siamo stati investiti sia dal governo che dal Ministro dello Sport e dal Ministero per aggiornare il censimento sull'impiantistica sportiva in Italia. Già lo avevamo fatto, risale al 2020, abbiamo censito circa 77.000 impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. Lo stiamo aggiornando con un focus particolare sugli impianti dismessi o sugli impianti non ultimati.
il tutto partendo da, come ha detto la conduttrice, da Caivano, che è questo progetto di ristrutturazione, lasciatemi dire anche sociale, su un impianto sportivo, ma che investe più in generale il Parco Verde. Io non mi dilungo oltre perché poi parleremo a valle della visione dei dati. Noi oggi siamo qui, siamo ospitati in questo che forse è il centro sportivo più bello che c'è al mondo, almeno per quanto ci riguarda. Insomma, qui ci sono piscine, c'è il tennis, ci sono varie attività. Quello dell'impiantistica sportiva, a mio avviso, è la madre di tutte le questioni per quanto riguarda lo sport in Italia. C'è carenza di impiantistica sportiva, c'è carenza di impiantistica sportiva nelle scuole, c'è un grandissimo divario, poi lo vedremo probabilmente nei dati, fra nord e sud. Quello che dobbiamo fare tutti insieme, ed è una delle missioni principali che abbiamo come Sport e Salute, è quello di cercare di risolvere questo problema. E noi ci stiamo strutturando sempre di più per diventare un centro servizi a livello nazionale, per chi enti pubblici piuttosto che soggetti privati vogliono lavorare nell'impiantistica sportiva, abbiamo il know-how per farlo, però se non si risolve in maniera precisa questo tema avremo sempre un gap per quanto riguarda la pratica sportiva di base, e poi probabilmente vedremo sui dati quanto incide l'indice di sportività su tutti gli altri indici. Indici di obesità, indici di criminalità, quindi siamo tutti curiosi di vedere questi dati e poi a valle parleremo dei risultati. Grazie. Perfetto, grazie a lei Presidente. Allora, direi che non vi facciamo aspettare oltre, andremo molto veloci perché stando il 99% delle volte da quella parte so quanto è importante andare subito al punto, e quindi passo la parola alla curatrice della ricerca, che è la dottoressa Serena Affuso. Grazie. Ti raggiungo da questo lato. Tutti curiosi di vedere questi dati, buongiorno a tutti. Cominciamo col dire, con evidenziare il periodo di rilevazione della ricerca, che si è appena conclusa ad ottobre ed è stata appunto da marzo a maggio. Abbiamo effettuato le rilevazioni di cui poi vi parlerò. Questo è un dato importante perché questa di fatto è una prima fotografia post pandemia, subito dopo i primi effetti delle restrizioni della pandemia. Quindi quello che noi volevamo fare di fatti è appunto indagare l'offerta di impianti sportivi sul territorio nazionale con le diversità nelle varie ripartizioni dopo la pandemia, raccogliendo proprio il punto di vista specifico degli operatori di settore, in particolare i gestori e i proprietari degli impianti sportivi. Questo perché comunque volevamo dare continuità alla precedente ricerca, come evidenziato, e mettere in relazione i tassi di sedentarietà della popolazione con l'offerta, la distribuzione degli impianti sportivi sul territorio nazionale. Ebbene, un piccolo spoiler, ovviamente questa relazione, ahimè, c'è e la vedremo dai dati. Questi sono dati più recenti Istat, veramente della scorsa primavera 2023, rapporto BES, benessere ecosostenibile, che evidenziano un aumento a livello nazionale del tasso di sedentarietà. Per sedentarietà noi intendiamo non soltanto chi non effettua alcuna attività sportiva, ma anche chi non effettua alcuna attività fisica nel tempo libero, come passeggiare, andare in bici o altro. Ebbene, questi tassi che nel 2019 pre-pandemia erano in Italia al 35,5%, sono aumentati a livello nazionale di uno scarso punto percentuale, ma il dato è trainato tantissimo dal Mezzogiorno, dove nel 2019 avevamo uno su due, quasi uno su due sedentari, il 49% della popolazione, adesso abbiamo un 52,2%, quindi più 3 punti percentuali. Vi presento il dato disaggregato del nord e del centro, perché è interessante vedere come, mentre il nord ha avuto anche lì un incremento del tasso di sedentarietà, il centro invece recupera, quindi scende di quasi un punto e mezzo.
Nella cartina trovate rappresentati i tassi di sedentarietà delle regioni italiane, vediamo chiaramente le aree più colorate che superano quindi la media dello stesso mezzogiorno proprio nelle regioni del sud, in particolare è praticamente emergenza con tassi che superano il 57 e il 58% in Sicilia, Calabria, segue poi la Campania. La Sardegna, attenzione, si comporta diversamente, quasi come una regione del centro direi, quindi tutti i dati che poi vediamo in realtà confermano proprio che la Sardegna si distacca un po' da quello che è l'andamento invece del mezzogiorno. Diciamo che questi dati confermano quanto avevamo intravisto nei dati del 2021. Qua avevamo raccolto dati pre-pandemia del 2019 di Istat e la nostra rilevazione si è svolta sì nel 2021, ma interrogava le persone sulle loro abitudini pre-pandemia, proprio perché in quel momento erano falsate. E qua avevamo appunto un 50% di sedentari al mezzogiorno a fronte di un 30% di sedentari nel centro-nord. La pratica sportiva, e qua invece intendiamo una pratica sportiva continuativa di chi abitualmente fa sport, anche qua vede un divario tra il centro-nord e il mezzogiorno, ovviamente il mezzogiorno un tasso inferiore al 20% di sportivi rispetto a un quasi 30% nel centro-nord. Questo ha sì chiaramente degli effetti, noi li abbiamo rintracciati nel tasso di obesità e sovrappeso della popolazione che è superiore nel mezzogiorno, 12,8% di popolazione obesa rispetto al centro-nord, e particolarmente grave il dato che riguarda i minori e vede un 31,3% di minori in sovrappeso rispetto al centro-nord. Il dato, l'impiantistica sportiva è importante per la pratica sportiva, di questo ce ne eravamo resi conto, perché le statistiche, anche la nostra indagine, rilevano che un italiano su due, metà degli italiani che praticano sport, preferisce farlo in un impianto sportivo. Quindi questo è un dato molto importante per noi, che si discosta anche un po' dalla media europea. Segue poi l'aria aperta e farlo a casa. Per fortuna le abitudini sembrano essere ritornate quelle precedenti alla pandemia. Parlavamo dei minori, qui invece la quasi totalità dei minori pratica sport lo fa in un impianto sportivo, veramente sono delle quote residuali di minori che praticano sport all'aria aperta o a casa. Altro dato sulle abitudini degli italiani sportivi, al nord si pratica sport in un impianto di proprietà, gestione pubblica, di proprietà pubblica, mentre nel mezzogiorno sembrano essere maggiormente carenti gli impianti pubblici in favore invece di una preferenza, una maggiore diffusione e capillarità di impianti privati. Parlavamo appunto è stato anticipato il dato sulle scuole, sui minori, va da sé che se la maggior parte dei minori si avvia allo sport e pratica sport in un impianto, è grave il dato riguardante gli edifici scolastici senza palestra, che sono un problema del tutto italiano, 6 scuole su 10 in Italia non hanno una palestra, ma si aggrava, si intensifica la situazione nel mezzogiorno, perché se guardiamo alle primarie, che sono le scuole di avviamento allo sport come abitudine, parliamo di un 66% di alunni delle elementari che frequentano scuole senza palestre. Il dato è un po' più mitigato, ma comunque grave, uno su due dei minori che frequentano le scuole primarie, il 54% al centro-nord. La parte più noiosa, metodologica, però scusatemi, per me è doverosa per poi dare fondatezza ai dati di cui parliamo. La ricerca ha previsto una metodologia quantitativa, il che vuol dire che abbiamo realizzato una survey quantitativa, hanno partecipato 1029 rispondenti, gestori e proprietari di impianti sportivi, che sono stati raggiunti grazie al supporto di Sport e Salute di WISP, e nella fase, vi dicevo, nel periodo aprile-maggio 2023 è stata effettuata la rilevazione. Preventivamente abbiamo svolto 3 focus group con 23 gestori, proprietari, direttori, coordinatori sportivi di impianti, in 3 gruppi, nord, centro e sud, che sono stati strategici anche per mettere a punto il questionario e dare poi gli indirizzi di policy di cui parliamo oggi. 49 sono state le domande che abbiamo sviluppato in 3 dimensioni, 3 sezioni da indagare.
seguirò quelle poi per presentarvi i principali risultati. Caratteristiche generali e gestione dell'impianto, utenza, spazio, attività, risorse e sostenibilità economica. Un focus nella parte dell'utenza e spazio, attività importante è stato quello sull'accessibilità, quindi abbiamo indagato l'accessibilità per utenti e spettatori con disabilità, ma anche diciamo, la prossimità degli impianti. Ecco, un altro dato che è stato anticipato riguardava una sproporzione nella diffusione, nella presenza degli impianti sportivi sul territorio nazionale tra nord e sud. Questi sono i dati anticipati dal Presidente riguardante il censimento nazionale di sport e salute sugli impianti sportivi che si è concluso nel 2020 e poi si sta appunto aggiornando e vede un 52% di impianti, qua parliamo di impianti rilevanti al nord, il 22% al centro, 26% al sud, quindi sui 77.000 impianti sportivi censiti, quindi stiamo parlando di una percentuale di più di un 70% di impianti che sono collocati nelle regioni del centro-nord. Il nostro campione dei 1.000 rispondenti è distribuito in maniera similare a quello che è il censimento nazionale, con una sovrabbondanza in questo caso degli impianti del centro, ma comunque abbiamo una certa corrispondenza. Abbiamo rilevato l'opinione dell'85% di gestori, quindi hanno partecipato all'intervista 85% di gestori e una quota del 15% di proprietari. Materialmente ringraziamo chi l'ha fatto, hanno compilato il questionario per lo più presidenti e vicepresidenti delle associazioni sportive e polisportive dilettantistiche, poi dirigenti sportivi e altro. Ecco, cosa emerge? Questo è un dato che riguarda tutto il territorio nazionale, quindi abbiamo profilato una sorta di impianto tipo, l'impianto più diffuso. Qual è l'impianto più diffuso emerso dall'indagine? Sicuramente di proprietà pubblica, 63%, affidata in gestione a privati, prevalentemente. L'abbiamo anticipato, parliamo di una gestione da parte di associazioni sportive e polisportive dilettantistiche, 85%, seguono poi le società sportive. A chi appartengono gli impianti di proprietà pubblica? 98% al comune. Sono residuali quelli di proprietà statale o regionale. Questo è un fatto importante di cui dopo magari facciamo un'altra riflessione. Anticipavamo il fatto che anche nel nostro campione gli impianti sono vecchi, sono stati costruiti prima degli anni 90 e questo anticipa la necessità di manutenzione e costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Quando parliamo di comuni dove sono collocati gli impianti, stiamo parlando di città medio-piccole e medio-grandi, quindi sono per lo più diffusi nel territorio in città che hanno meno di 60.000 abitanti o tra i 60.000 e i 50.000 abitanti, e questo ci dice anche qualcosa rispetto alla loro diffusione. Qua cominciano ad emergere diciamo delle differenze. Prevalentemente, se guardiamo ai contratti di gestione degli impianti sportivi, vediamo che nel campione parliamo di una durata media diciamo fino ai 10 anni. Nel centro sono più diffusi contratti inferiori, ma anche un po' in tutte le ripartizioni inferiori ai 4 anni, mentre nel centro no, cioè nel nord-ovest, se guardate a sinistra, la maggior parte degli impianti, c'è la quota maggiore di impianti con concessioni più lunghe. La particolarità invece emersa riguarda la tipologia di contratto, che può essere concessione. Noi abbiamo chiesto se fosse una concessione gratuita, convenzione onerosa o pagamento del canone, ed emerge che nel sud sono meno diffuse rispetto al nord le concessioni gratuite, ma il 42%, la gran parte degli impianti prevedono un pagamento di un canone, mentre invece la convenzione onerosa è più diffusa al centro. Abbiamo preparato appunto una mappa che mostra la diffusione, il tasso regionale di contratti a concessione gratuita degli impianti, e possiamo vedere come nel sud siano praticamente tutti sotto il 17%, tranne il caso particolare della Calabria, che invece si avvicina a dati praticamente del Trentino, con 1 su 2 contratti a concessione gratuita. Quando parliamo di un canone annuale, stiamo parlando di un canone che nel 41% degli impianti sul territorio nazionale è sotto i 5.000
10.000 euro annui. Questo ci dice qualcosa anche sulla redditività e grandezza degli impianti, no? Che stimiamo essere piccoli e medi, il 29% tra i 5.000 e i 15.000 annui e poi una quota residuale 7% sopra i 15.000 euro. Dicevamo che stimiamo che la proxy che noi abbiamo utilizzato per stimare la grandezza degli impianti è il numero di presenze medie mensili, perché ecco, la superficie rispetto alla differenza tra impianti indoor e outdoor ci dice meno, no? Rispetto al numero di utenza che effettivamente di presenze che insiste negli impianti, e per lo più sono diffusi impianti che registrano meno di 200 presenze. Attenzione al dato del mezzogiorno, che presenta impianti più piccoli per quanto riguarda il numero di presenze rispetto al centro nord, quindi più diffuse gli impianti con meno di 100 presenze e fino a 200 presenze. Il 34%, quindi quasi il 35% degli impianti non può accogliere pubblico e spettatori. Questo è qualcosa che emerge anche sul nostro focus sull'accessibilità. Ecco, un altro dato importante su cui riflettere dopo anche nel dibattito: è emerso che un impianto sportivo su 5 non è accessibile ad utenti con disabilità, secondo quanto riportano i loro gestori e proprietari, e la metà, 1 su 2, non è accessibile a spettatori con disabilità. Sempre parlando appunto di utenti con disabilità, vediamo che anche laddove l'accesso è possibile, il numero di utenti che effettivamente accede all'impianto mensilmente è prevalentemente sotto il 10%, ed è un dato che aumenta nel mezzogiorno, mentre invece nelle altre ripartizioni sembrano essere un po' più diffusi anche presenze maggiori, ma lo vediamo anche nel nord-est. Un po' nel sud questo, diciamo, gli impianti più piccoli con minore accessibilità sembra essere più diffuso. Quali sono gli utenti che frequentano effettivamente gli impianti sportivi? Emerge un 85% di disabilità di tipo intellettivo relazionale rispetto a quella motoria sensoriale. Quasi l'80% degli impianti offre un'attività sportiva integrata per utenti con e senza disabilità. Anche per quanto riguarda, vi anticipavo, l'accesso a spettatori con disabilità, vediamo che praticamente una metà sul territorio nazionale non ha posti accessibili a spettatori con disabilità, un tasso che sale e supera la metà, arriva al 54% al mezzogiorno. In generale abbiamo un 5% circa di posti totali più frequenti come diffusione nel campione. Altro dato, invece, passando alla parte di risorse e sostenibilità, che ci aiuta a dire come gli impianti siano piccoli e medi, anche il numero di dipendenti, che nella stragrande maggioranza degli impianti, il 90%, è di meno di 10 dipendenti, parliamo di personale a tempo determinato o indeterminato. Sempre parlando appunto dei bilanci registrati nell'ultimo anno disponibile 2022, parliamo di ricavi, lo anticipavamo prima, ricavi che non superano i 25.000 euro per il 68% degli impianti diffusi a livello nazionale. Un altro 20% registra ricavi fino a 75.000 euro, solo il 10% degli impianti sale oltre questo numero. Cosa ci hanno raccontato i gestori degli impianti rispetto all'ultimo bilancio 2022? Che si è sentita anche l'effetto a medio termine della pandemia, perché hanno registrato, un 39% ha registrato un saldo negativo a fronte di un 34% di pareggio di bilancio e solo un 26% di saldo positivo. Però c'è ottimismo riguardo al bilancio preventivo del 2023, perché il 46% si aspetta di raggiungere un pareggio di bilancio a fronte, diciamo, di un saldo positivo atteso da più o meno la stessa percentuale, 26% dell'anno precedente. Abbiamo una certa fiducia in molti operatori di raggiungere da un saldo negativo un pareggio di bilancio.
Nonostante però questa positività, un elemento che hanno riscontrato tutti i gestori intervistati è stato l'aumento dei costi, registrato nel 2022, l'abbiamo anticipato velocemente prima, rispetto al 2021, in particolare a pesare sui costi di bilancio sono state le utenze, quindi anche il caro energia, ma anche la preoccupazione rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, costi aumentati anche per pulizie e personale. Questo è un tema che era emerso anche dai nostri focus group. Avviandoci alle conclusioni, abbiamo appunto realizzato 3 focus group con gestori e proprietari del nord, del centro e del sud per far emergere tematiche comuni e differenze, ed è emersa appunto una preoccupazione da parte di tutti trasversale rispetto all'aumento dei costi. La preoccupazione reale che abbiamo avvertito negli operatori del terzo settore in particolare è il venire meno della missione inclusiva, della mission inclusiva dello sport sul territorio, che loro sentono essere importante ed è importante per i territori più fragili, per i minori, per le periferie, per chi è già a rischio, per le aree marginali. Quindi si chiede a gran voce degli investimenti per quanto riguarda l'efficientamento energetico, la sostenibilità. E un altro elemento forse più curioso che è emerso, parlavamo appunto di impianti di proprietà del comune, di proprietà pubblica prevalentemente comunale, e qui emerge una certa difficoltà e delle differenze nella gestione dei rapporti con il comune. Quindi questo tipo di gestione risulta fondamentale, darebbe molta più serenità gestire in maniera professionale. Addirittura hanno parlato di una necessità di formare delle figure ad hoc che si occupino del rapporto con gli enti comunali, e quindi tutto il tema anche delle concessioni, della gratuità delle concessioni, eccetera. Concludendo, in sintesi, per darvi degli spunti di riflessione, abbiamo catturato dei fattori strutturali di fragilità del sistema di impiantistica a livello nazionale. Uno nel dato, diciamo, di impianti sportivi che sono, stimiamo essere piccoli e medi, questo dato appunto rispetto all'utenza e al numero di presenze rilevato, all'avere pochi dipendenti, e ricavi bassi, meno di 24.000 euro annui, il 78% come dicevamo, a fronte invece della necessità, questo è un settore appunto dove invece sono necessari ingenti investimenti. È emerso il divario nella dotazione degli impianti tra il centro nord e il mezzogiorno, che è un elemento sicuramente su cui insistere. La collocazione, un altro elemento di fragilità, è la collocazione e il rapporto con i comuni medio-piccoli e la vetustà degli impianti di cui abbiamo parlato, costruiti prima degli anni 90. A questi si associano dei fattori congiunturali che possono mettere a rischio il sistema, gli effetti a medio-lungo termine della pandemia e cari, in particolare quelli energetici. Quindi, per concludere con degli spunti, diciamo, per questo dibattito e di policy per i policy maker, alcuni punti appunto di interesse: sicuramente la necessità di investimenti nell'ammodernamento e efficientamento energetico, interventi ad hoc per migliorare i numeri dell'accessibilità non solo all'utenza con disabilità, alle persone disabili, ma anche alla prossimità con il territorio. Un elemento che è emerso, per esempio, il fatto che al mezzogiorno i trasporti pubblici servono meno gli impianti sportivi rispetto al centro nord. Una semplificazione dei rapporti con gli enti pubblici territoriali, soprattutto il potenziamento invece l'investimento nell'edilizia scolastica per garantire un maggior numero di palestre e di spazi per i minori. Infine, come accennavamo, durata e tipologia dei contratti di gestione, ecco, sembra essere emerso appunto tra le varie diversità territoriali una differenza appunto nelle tipologie di concessione e contratti, qua andiamo su una specificità che però effettivamente è importante, è sentita importante da chi gestisce l'impianto. Grazie. Grazie dottoressa Affuso, grazie. Allora, dopo aver visto tutti i dati che sono stati presentati dalla dottoressa, io mi rivolgo al direttore della Svimez Bianchi. Intanto le chiedo un commento veloce su questi dati e le rivolgo una domanda che può essere un po' provocatoria: ma è solo una questione di investimenti che mancano?
Allora, intanto è doveroso per me come Svimez ringraziare Sport e Salute, il Presidente Mezza Roma e WISP, il Presidente Pesce, per aver ancora una volta coinvolto Svimez in questa ricerca che appunto è il secondo step. Vengo poi subito sicuramente alla risposta, però appunto occorre partire da un'analisi della situazione attuale nel nostro paese, in cui ahimè anche lo sport rischia di essere un elemento di disuguaglianza piuttosto che fare uguaglianza. Lo sport è insieme intervento sociale, intervento educativo, perché non è soltanto si porta i bambini a fare sport per tenerli lontani, diciamo, parlo per tutto delle aree marginali del sud, lontani dalla strada, ma anche perché è un pezzo del progetto educativo e questo è fondamentale, ed è un pezzo della strategia sanitaria italiana, perché questa è la continuità che abbiamo fatto emergere nelle due ricerche che abbiamo fatto, perché dove c'è, si fa più sport abbiamo indicatori di salute mediamente migliori e questo riguarda soprattutto i bambini. E diminuiscono anche i costi sanitari in termini. Esattamente, quindi anche un investimento di welfare in qualche maniera. E quindi il primo messaggio, che in realtà non è soltanto sulla direttrice nord-sud, qui purtroppo noi non abbiamo avuto, e probabilmente potrebbe essere un'analisi del futuro, questa frammentazione tra appunto nell'offerta e nella partecipazione all'attività sportiva è senz'altro, noi la semplifichiamo in un divario nord-sud regionale, in realtà è molto forte all'interno dei territori, in parte si vede anche nella dotazione degli impianti sportivi, cioè soprattutto alcune aree interne, comuni più piccoli, in questo senso abbiamo in qualche misura anche una difficoltà a svolgere attività sportiva. Quindi qual è il primo punto che emerge? L'investimento sugli impianti, e poi vediamo se è solo un problema di soldi, e i servizi sportivi è un pezzo di una politica di sviluppo, tra virgolette, soprattutto per non avere un paese più equilibrato, quindi meno frammentato e quindi anche con un risparmio di costo. Secondo elemento, come si raggiunge questo obiettivo? Senz'altro servono i soldi, questo è un dato di fatto. Come vedete la gran parte degli impianti sono stati fatti più di 30 anni fa, quindi c'è un problema insieme di investimenti per nuove infrastrutture, ma soprattutto di manutenzione e gestione. E i soldi un po' ce ne sono, forse in questa penso fase anche al PNRR è un po' meno un problema, anche se poi in realtà in parte ce n'è, ci sono anche sul tema ordinari, e sono soprattutto un problema in termini di gestione e manutenzione più che di realizzazione di nuovi impianti. Questo è un tema, ad esempio, che il PNRR fa emergere, e in particolare nelle aree più deboli, anche qui saltiamo nord-sud, le aree del debole. Cioè ci sono i soldi per fare gli impianti, il problema ci sono i soldi per garantirne la gestione? Questo, per me lo sport, alcune attività sportive di base dovrebbero essere un livello essenziale delle prestazioni, cioè dovrebbero essere un LEP. Cioè ogni bambino dovrebbe aver diritto ad avere 2 ore, 6 ore a settimana di attività sportiva al pomeriggio. Quindi se diventa un LEP vuol dire garantirne anche le risorse, o dentro la scuola o fuori dalla scuola, però ovviamente poi c'è il tema della scuola. Quindi questo è un tema. L'altro tema che emerge chiaramente, e poi chiudo rapidamente, è il tema della gestione. Anche qui io vedo, mi sembrava l'ultima slide abbastanza, ci dava un po' di direttrici di intervento. Il tema della gestione della capacità attuativa, questo riguarda anche la capacità di fare i progetti, e questo io credo che ci sia ancora più bisogno di una sorta di assistenza tecnica nazionale per i comuni che devono realizzare le opere. Questo è straordinariamente rilevante, ad esempio, in questi giorni, da adesso, per il PNRR. Cioè se noi non supportiamo da adesso con strutture, con strutture tecniche nazionali, io penso a Sport e Salute inevitabilmente, che però dovrebbe aiutare a realizzare le opere, se no rischiamo di fare le opere non dove ce n'è più bisogno, ma dove abbiamo la capacità amministrativa.
cioè si fanno le opere dove abbiamo un comune bravo a fare il progetto e non dove abbiamo i bambini che non hanno, che non hanno l'offerta di scuola. Altro tema, e chiudo, l'efficientamento energetico. Cioè, ora si parla molto di ridefinizione del 110%, dividendo delle priorità specifiche, si parlava di case popolari. Cioè, gli impianti sportivi hanno bisogno di investimenti in efficienza energetica che servono per migliorare ovviamente la qualità dell'aria, ma serve soprattutto per rendere più sostenibili anche nella gestione. L'abbiamo visto con l'invasione dell'Ucraina. Permette di abbattere i costi, giusto? Esattamente, per abbattere i costi. Ultimo tema è questo delle concessioni. A me ha molto stupito il dato che mediamente al nord si danno più concessioni gratuite di quanto non accade nel sud, che sembra un po' paradossale perché effettivamente le entrate, diciamo, potrebbero essere al superiore al nord dalle rette di chi partecipa. Evidentemente ci sono dei modelli organizzativi migliori, mi viene da dire, cioè probabilmente il comune riesce a chiudere concessioni in cui la manutenzione dell'impianto, la mantenere vivo l'impianto è un obiettivo sociale comune, quindi il tema non è quanto mi paga di retta mensile, ma probabilmente c'è un migliore rapporto tra comune e società, e questo secondo me probabilmente è un modello anche organizzativo migliore. Fatemi chiudere su una cosa che è rilevantissima, secondo me le società sportive, lo dico anche da genitore di figli che frequento società sportive, sono un attore sociale fondamentale, cioè questo secondo me è un tema da tenere conto anche sia nella gestione e realizzazione degli impianti, cioè considerare le società sportive un pezzo del terzo settore, un pezzo un attore sociale fondamentale sul territorio, e quindi anche il rapporto tra pubblico e privato deve privilegiare il ruolo sociale che stanno svolgendo le società sportive, perché è veramente in alcune aree del paese, diciamolo, dove spesso lo Stato arretra, dove appunto la scuola non riesce a offrire servizi, la presenza di società sportive rappresenta un presidio sociale, un presidio dello Stato evidentemente visibile, e questo volevo riconoscerlo anche al lavoro che sta facendo WISP. Grazie a tutti. Aspetti, non posi il microfono perché le volevo chiedere, parlava di modelli organizzativi migliori probabilmente al nord e al centro-nord. Allora, io non so voi come facevate a scuola, ma tra noi dicevamo, se non sai una cosa o se non la sai fare, copiala. Sì. Almeno quello. Perché non si riesce a mutuare questo modello organizzativo migliore? Guardi, questo ovviamente non la so, e quello che emerge però appunto, se lei vede maggiore presenza, dimensione più alta, costi minori, evidentemente il modello organizzativo è migliore, quindi questo è il problema, probabilmente è anche il tema di WISP, potrebbe mettere in contatto sempre di più le diverse società sul livello del paese per trasmettere modelli organizzativi, che diamo al presidente anche sport Pesce. E salute, lo diciamo prima, per fare una palestra, cioè il modello diciamo progettuale probabilmente è molto simile a realizzare, quindi fare dei format di progettazione da trasferire ai comuni è un tema che ad esempio potrebbero fare alcune società, alcuni centri diciamo di competenza nazionale, quali ad esempio sport e salute. E un'altra cosa che volevo chiedere, o a lei o alla dottoressa Affuso, non so chi dei due vuole rispondermi, all'interno della ricerca era indicato questo dato che è un po' curioso e ha fatto riflettere non solo me ma anche dei colleghi già presenti, e si parlava di 22% di impianti sportivi al centro, 26% al mezzogiorno, quindi a vedere questo dato sembrerebbe che ce ne sono di più al sud rispetto al centro, come lo spieghiamo questo dato? Allora, in realtà quelli sono dati diciamo del censimento di sport e salute. Noi abbiamo un po' avuto più risposte dal centro rispetto al mezzogiorno, quindi ce lo siamo spiegati chiaramente proprio per quello di cui parlavamo, no? Anche di una certa cultura diversa, una maggiore risposta. Sicuramente le regioni che sono sembrate per noi più avanti, tra le regioni più avanti, quella dell'Emilia Romagna, che fanno un po' scuola, emerso dai focus group, a tutto il resto. Poi c'è anche il Lazio, quindi
da lì secondo me c'è una storia un po' più lunga di rapporto istituzionale, ma anche, diciamo, senza scomodare concetti importanti, anche un capitale sociale diverso, no? Quindi rispetto al Mezzogiorno. Però di fatto la fotografia, diciamo, proprio del censimento di Sport e Salute rappresenta appunto una diversità, questo tipo di rappresentazione degli impianti. Ok, grazie. Allora a questo punto io mi rivolgo al presidente Pesce. Quanto è difficile fare attività sportiva di base in Italia? E soprattutto da tutta questa ricerca emerge che il rischio è grande di esclusione sociale. Grazie. Intanto parto ovviamente con un ringraziamento doveroso a Sport e Salute, al presidente Marco Mezzaroma, ma permettetemi a tutto lo staff di Sport e Salute, non solo ovviamente per il sostegno a questa ricerca, ma Sport e Salute nella riforma del sistema sportivo, come tutti sapete, è, diciamo, il pezzo di Stato che è più prossimo agli enti di promozione sportiva, agli organismi sportivi, soprattutto dico agli enti di promozione sportiva come la WISP, alle associazioni di promozione sociale, quindi c'è una collaborazione costante e continua, e in questa fase storica così particolare, nel pieno anche delle riforme legislative, dello sport, del terzo settore, una società che ci sta vicino tutti i giorni, anche penso a quello che è il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche. Vedo in sala anche la dottoressa Rossana Ciuffetti, direttore della direzione IMPA, quindi un ringraziamento per tutto. Un ringraziamento ovviamente doveroso a Svimez, compagno di viaggio importantissimo in questa seconda ricerca, e un ringraziamento non solo per la presenza di oggi al presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, al professor Quintieri, ma per anche in questo caso tutta la collaborazione che l'Istituto per il Credito Sportivo, anche in virtù della convenzione rinnovata pochi anni fa, mette in campo per ovviamente non solo la rete associativa dell'UISP, ma per tutte le reti degli organismi sportivi. In questa seconda ricerca, appunto, come è stato anticipato, abbiamo voluto mettere, ecco, in evidenza intanto uno spaccato, partendo dalla prima ricerca sul costo sociale della sedentarietà, che mettesse insieme tema dell'impiantistica e tema dei servizi sportivi. All'indomani dell'emergenza pandemica, purtroppo sappiamo all'indomani dell'emergenza pandemica, ma ancora nel pieno di ulteriori crisi, di ulteriori emergenze, a partire da quella energetica a cui si è aggiunto l'inflazione generale, che ovviamente dà non solo degli indicatori, ma dà appunto delle conseguenze pesanti sulle famiglie, quindi sull'accessibilità anche ai servizi sportivi e ovviamente sui gestori, sulle associazioni e sulle società sportive dilettantistiche. Abbiamo visto appunto nel rapporto i dati riferiti al 2022, ma anche i dati riferiti alle previsioni dei bilanci 2023, che non sono assolutamente rosei, con quei rincari energetici nell'ultimo anno che si sono attestati circa al 90% di aumento rispetto all'anno precedente. E allora io credo che sia, dire, fondamentale quello che il direttore Bianchi metteva già in evidenza prima, che sta un po' nel DNA della nostra associazione, che da 75 anni si impegna per garantire il diritto allo sport per tutti e per tutte, quindi lo sport sociale, lo sport di base come diritto di cittadinanza. Il tema dello sport, soprattutto ovviamente lo sport di base, come fondamento del welfare di comunità. Noi in questi anni, come WISP, all'interno soprattutto delle rappresentanze del terzo settore, appunto, ricordiamo che tutti gli enti di promozione sportiva sono anche associazioni di promozione sociale, oggi anche riconosciuti reti associative, parliamo di passaggio da un welfare di protezione a un welfare di promozione. Si parlava dei LEP, altro percorso per noi assolutamente fondamentale. Ma poi alcuni veloci flash, perché ovviamente le sollecitazioni sono tante. Il tema dell'impiantistica, visto non solo dal punto di vista appunto del costo economico, ma anche dal punto di vista del costo ambientale. E allora non possiamo dimenticare quello che spesso il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ci ricorda, ce lo ricordava di fatto. Ce lo ricorda da alcuni anni, era ancora presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, quando appunto rispetto a ricerche molto profonde appunto dell'Istituto ci ricordava, e non ci siamo spostati da quel dato, quanto il non efficientamento
energetico dell'impiantistica sportiva del nostro paese sostanzialmente cubi dal punto di vista economico il doppio, incida nell'importo doppio a quello che è quella che è la dotazione economica che lo Stato ogni anno mette a disposizione dello sport. E allora io credo, per quello che già anticipava in apertura il Presidente Mezzaroma, per quello che ora diceva il Direttore Bianchi, che ci sia la necessità, ovviamente facendo un'altra premessa, da dirigenti del sistema sportivo responsabile, le risorse dello Stato non sono illimitate, lo sappiamo, quindi che ci debba essere, come dire, però un nuovo approccio della pubblica amministrazione, a partire dalle amministrazioni comunali, nel rapporto con le regioni, il governo centrale, per fare, io credo, nuove scelte. E parlavamo di terzo settore, ci sono sicuramente alcuni aspetti che potrebbero essere ancora di più integrati, modificati sulla legislazione, però se partiamo dalle esperienze di terzo settore, e in quei numeri sicuramente ci sono tante associazioni che sono anche formalmente enti di terzo settore, ecco che anche, diciamo, l'utilizzo degli strumenti dell'amministrazione condivisa, della coprogrammazione, della coprogettazione potrebbero assolutamente aiutare. E io credo che a livello territoriale non ci si domandi ancora a sufficienza all'interno delle amministrazioni, nel rapporto con le associazioni e le società sportive, quanto ci sia bisogno di sport, quanto ci sia bisogno all'interno degli impianti sportivi anche di innovazione sociale. Io credo che qua ci sia un altro appunto chiave. Parlavo di amministrazione condivisa. Un ulteriore flash su quelle che sono state le integrazioni quest'anno al codice dei contratti pubblici, quindi sono arrivate risposte importanti al non profit, al terzo settore per l'utilizzo di questi strumenti, ovviamente come WISP sottolineando che ci sia sempre necessità di tenere alta l'attenzione sulla trasparenza e sul rispetto della regolarità di tutti i percorsi. E poi mi permetterai ancora un flash, perché se oggi parliamo di impiantistica, e ovviamente non ci possiamo oggi certo dimenticare di tutto il peso che le nostre associazioni e società sportive, i loro dirigenti, i loro volontari si caricano per garantire alle famiglie l'accesso alla pratica sportiva, pensiamo ai più giovani, pensiamo anche agli anziani, pensiamo come in questo paese, nonostante anche gli sforzi degli ultimi anni, dei governi che si sono succeduti, della società Sport e Salute, siano state immesse risorse importanti, ma il grande carico del costo di accesso, pensiamo soprattutto ai giovani, all'attività sportiva, rimane in capo alle famiglie. E allora su questo, in questo momento storico anche di riforma legislativa, dobbiamo anche ragionare sugli impianti che hanno necessità di grandi manutenzioni, quelli che appunto abbiamo visto essere sostanzialmente per gran parte impianti ormai costruiti più di 30 anni fa, perché oggi sono a tutti gli effetti luoghi di lavoro. Fino ad ora lo erano per quelle poche percentuali di lavoratori dipendenti. Oggi, con la riforma del lavoro sportivo, sacrosanta, che ovviamente aspettavamo, sicuramente su cui bisognerà fare, come dire, aggiustamenti dal punto di vista anche della sostenibilità economica, ma oggi tutti gli operatori che si trovano all'interno degli impianti sportivi sono lavoratori. E allora quegli impianti non accessibili, quegli impianti non abbiamo, come dire, fatto carotaggi sulla messa a norma, ma Sport e Salute li ha fatti, c'è anche questo accompagnamento da fare per sostenere anche i nostri dirigenti. Grazie. Lei è fiducioso, sì? Assolutamente, bisogna sempre esserlo. Grazie Presidente. E, Beniamino Quintieri, io passerei a lei e le chiedo, la vostra esperienza, il credito sportivo finanzia, no? Si occupa da 60 anni di finanziare l'impiantistica in Italia. Esiste una ricetta? Abbiamo parlato di modelli organizzativi, abbiamo parlato di scarsa collaborazione con gli enti locali, anche scarsa formazione all'interno degli enti locali da parte delle persone che lavorano ai progetti. E c'è una ricetta ideale che riassume tutte queste criticità e le può superare? Beh, ahimè non ci sono ricette facili, perché altrimenti avremmo risolto il problema. Mi lasci dire preliminarmente, fare un plauso per questo rapporto, perché mi pare fatto in maniera rigorosa, contrariamente a numeri che si leggono spesso che sembrano campati in aria. Questo rapporto di fatto, vi pare di capire, complementa quello dell'anno scorso, quindi
questi due rapporti offrono un quadro articolato di quella che è la situazione. E si trova in un contesto in cui c'è un risveglio di interesse sulla tematica. Il Sole 24 Ore qualche tempo fa ha fatto un rapporto sulle province italiane. Noi, Credo Sportivo, abbiamo l'anno scorso insieme all'Istat avviato una metodologia per il calcolo del PIL dello sport, usando appunto metodologie riconosciute a livello internazionale. Quest'anno, anche su indicazione del Ministro, stiamo costruendo un osservatorio insieme a Sport e Salute, quindi nell'ottica di avere un quadro più completo, e con l'Istat per avere dati più aggiornati rispetto ai tempi dell'Istat e anche più articolati. Faremo quest'anno, sempre insieme a Sport e Salute, un rapporto sullo sport che non contenga solo il PIL, ma dia un quadro, quindi un insieme di cose. Allora, cosa emerge da questo rapporto? Lo dico perché, per poi rispondere alla sua domanda, perché le due cose sono legate. Beh, intanto emerge che c'è nel nostro paese un grande bisogno di investimenti nello sport per colmare gap territoriali, ma anche il gap che ci divide dalla maggior parte dei paesi europei, dove siamo su questo. Innanzitutto apro prima una parentesi sulla scuola, visto che Bianchi giustamente è chiaro che bisogna fare molto per la scuola. Non voglio citare dati sulle infrastrutture sportive, palestre e quant'altro, che penso siano anche contenute nel rapporto, che dimostra appunto qual è la precarietà delle attrezzature e anche lo scarso utilizzo. Però credo che questo richieda intanto il fabbisogno di una cultura per lo sport. È stato dimostrato che c'è una correlazione stretta tra la pratica sportiva e il livello di istruzione. Quindi bisogna investire nella cultura dello sport. E poi bisogna, qui sono d'accordissimo con Bianchi, fare in modo che i programmi scolastici prevedano una maggiore attività, un maggior tempo per l'attività sportiva, che vuol dire il pomeriggio, vuol dire rivedere la didattica. E quindi è chiaro, noi dobbiamo fornire alle scuole le infrastrutture necessarie, ma allo stesso tempo la scuola deve essere in grado di intanto utilizzarle e poi di fare cultura sportiva. Detto questo, quali sono i tre elementi che secondo me emergono rispetto al fabbisogno di investimenti? Beh, il primo è la relazione pubblico-privato. Le concessioni di cui parlavate prima hanno una durata spesso troppo breve, che disincentiva i gestori a fare investimenti, perché sono investimenti capital intensi, mediamente, adesso senza esagerare, che hanno ritorni nel tempo. Quindi un gestore che sa che meno ha un orizzonte temporale di meno di 10 anni, ovviamente non investe, anche il suo merito di credito si riduce. La seconda questione riguarda, c'erano due questioni che riguardano la dimensione e il dualismo territoriale. Queste sono cose che non sono peculiari dello sport, sono caratteristiche del nostro paese. Cioè, la piccola dimensione di impresa e il dualismo è qualcosa, anzi io mi sono rattristato come meridionale a fare un confronto tra il dualismo nello sport e il dualismo in altri, in termini di pro capite, produttività e quant'altro, e il differenziale che divide il Mezzogiorno dal resto dell'Italia è ancora maggiore nel caso dello sport. Quindi questo è un problema che dobbiamo affrontare. Tra l'altro, adesso, per parlare di diritti, lo sport è stato inserito nella Costituzione, quindi abbiamo uno stimolo, un dovere più che uno stimolo in più per fare in modo che... L'appello infatti è che non rimanga però solo sulla carta, appunto, perché costituzionale, però insomma. Questa indicazione viene dalla Costituzione, poi trovi applicazione, quindi in termini di investimenti e quant'altro. L'altra questione riguarda la dimensione. La maggior parte delle imprese che gestiscono attività sportive sono di piccola dimensione,
credo, adesso non voglio dare numeri, ma insomma sono in genere a gestione familiare oppure con qualche dipendente. Questo è un problema, intanto anche qui l'indicazione, come si fa nel mondo industriale, è quello. Bisogna spingere verso la crescita dimensionale, perché questo migliora le performance. Ma qual è il limite? Il limite è che la piccola dimensione rende più difficile investire, riduce il merito di credito, perché c'è una scarsa, mediamente una scarsa patrimonializzazione che rende più complicato accedere alla finanza, c'è una scarsa cultura finanziaria, c'è una scarsa capacità di progettazione tecnica, e sono tutte cose che poi incidono e che rendono, riducono la domanda. Quindi non c'è un solo fattore di criticità, ma è un insieme. È un insieme. In tutto ciò si aggiunga il quadro attuale, cioè intanto il Covid certo. È stato, abbiamo visto come è ancora lontano, è stato uno dei settori più colpiti, ovviamente. Credo che in termini di PIL sia costato 4 miliardi in termini di PIL dello sport, noi abbiamo registrato una contrazione di oltre il 70% degli investimenti quell'anno, però diciamo il Covid è passato, c'è stata una ripresa che ha compensato. Il vero problema è, come si citava anche nel rapporto, la crisi energetica, perché sono settori ad alto utilizzo di energia, le palestre, le piscine in primis, ma anche gli altri impianti richiedono un uso intensivo di energia. E questo ha messo, ha reso quei numeri che già erano traballanti ancora più, più traballanti, nel senso che i costi sono aumentati, i ricavi non si sono adeguati, quindi molte imprese soffrono. E c'è un enorme bisogno di efficientamento energetico, è stato calcolato, non mi ricordo da chi, che servirebbe oltre 3 miliardi di euro per assicurare l'efficientamento energetico degli impianti sportivi, quindi sono cifre enormi. Detto questo, e vado a chiudere, mi sta guardando male, detto questo, adesso penso il film. Ecco, questa questione è una questione fondamentale, quindi fra l'altro il PNRR ha dedicato pochissimo spazio allo sport, penso intorno agli 800 milioni, che in termini percentuali è una cifra. Quindi dobbiamo fare, il sistema si deve in qualche modo adeguare. Allora, noi rischiamo di essere di fronte a un circolo vizioso, a una spirale perversa, in cui da un lato aumentano i costi e quindi peggiorano i bilanci delle aziende, delle imprese che gestiscono. E dall'altro aumenta, quindi facendo peggiorare il merito di credito, ed è quello che stiamo assistendo in tutti i settori dell'economia italiana, cioè la domanda di credito si è ridotta in maniera abbastanza accentuata quest'anno, proprio come risultato dell'aumento dei tassi. Quindi aumento dei tassi, quindi aumento del costo dell'indebitamento e minore domanda perché le imprese hanno una situazione più difficile. In questo contesto, e chiudo, poi in caso ritorno, si collocano le opportunità offerte dal credito sportivo, cioè che potendo offrire alle amministrazioni pubbliche e alle imprese credito a tassi completamente abbattuti o a tassi agevolati, fornisce una opportunità, per continuare a investire in una fase particolarmente difficile come quella attuale. Grazie. Io prima di dare la parola di nuovo al Presidente Mezzaroma, le volevo chiedere, ha parlato di efficientamento energetico, può essere, lo possiamo considerare quindi un acceleratore come nel caso dei grandi eventi sportivi per gli impianti che servono, appunto parliamo degli europei di calcio o di Milano Cortina, l'alibi è sempre abbiamo bisogno di un grande evento per fare gli stadi, per fare le infrastrutture. Non so rispondere a questa domanda, perché la risposta potrebbe essere sì e no anche, nel senso, nella misura in cui i grandi impianti sportivi, di cui io mi riferivo ovviamente nel mio ragionamento a impianti di piccola dimensione. Sì, certo, infatti lì mi parlavo dell'efficientamento energetico. Però c'è quell'altro tema
di grandi impianti sportivi. Gli stadi italiani sono molto indietro, persino la Turchia con la quale abbiamo fatto questa parte, gli stadi già pronti per gli europei. Noi penso non abbiamo neanche uno, neanche lo stadio di Torino è adeguato. Quindi, abbiamo... questo, il rischio qual è? Rispondo. E che vengano assorbite risorse che già sono scarse sulle grandi opere a danno diciamo degli investimenti diciamo di diciamo per la, che servono diciamo più per la... Speriamo che questo non avvenga naturalmente. Grazie. Allora, Presidente Mezzaroma, io ho visto che prendeva numerosi appunti e quindi immagino che avrà senz'altro degli spunti da offrirci dalla presentazione del rapporto. Per tutto complimenti, perché è una fotografia molto precisa, puntuale, che dà un'idea della situazione in proiezione dell'impiantistica sportiva. Volevo fare una domanda, perché siete riusciti a capire quanti impianti vengono gestiti direttamente dal pubblico, cioè dagli enti locali? Pochissimi, era più o meno 5%. Il microfono, attenzione dottoressa. 5%. Sì, pochissimi. Questo già per me rappresenta abbastanza un tema, perché non vorrei sembrare monomaniaco, ma partendo da Caivano, che è un esperimento, un modello che se funziona potrebbe essere replicato. Noi abbiamo fatto, grazie ai miei valenti collaboratori dell'ufficio di comunicazione, una veloce ricerca, tra l'altro con dati pubblici dei ministeri competenti, sull'impiantistica sportiva con un focus particolarmente a sud, iniziata ma non completata. Ci sono delle risorse già impiegate che però non hanno prodotto risultato, con dei numeri spaventosi. Questo per dire che un tema anche su come vengono spese le risorse, la possibilità di iniziare un'opera ma poi di finirla, perché qui stiamo parlando di opere che sono iniziate, hanno impiegato centinaia di milioni e non sono utilizzabili perché non sono finite. Poi il bonus 110 del sì, io mi attengo solo alla parte relativa all'impiantistica sportiva. Partendo da Caivano, perché parliamo di un impianto sportivo che verrà sicuramente nei tempi promessi verrà reso fruibile per la popolazione, che è stato pensato soprattutto per quelle persone che non possono permettersi di sostenere un costo per far praticare sport ai propri figli. Questo in generale è un tema che un pochino in generale si sta evidenziando, perché siamo in una congiuntura economica che non è felicissima, quindi diciamo le risorse anche dei privati non sono risorse illimitate. Dico questo perché mi riallaccio a quello che diceva il dottor Bianchi, forse dobbiamo iniziare a ripensare anche un modello di gestione. Nel senso, come permettere alle persone che non hanno possibilità di potersi pagare la possibilità di fare sport, di fare movimento in ogni caso. E quindi c'è bisogno di un modello di gestione che preveda sicuramente risorse dei privati, sicuramente il pagamento da parte di chi vuol praticare sport, di una quota, ma anche probabilmente dei fondi, che possono essere fondi dello Stato, piuttosto che fondi integrati con risorse private. Noi stiamo facendo un ragionamento sul coinvolgimento dei grossi enti no profit, le fondazioni bancarie, le grosse aziende che vogliono investire in una promozione che non è una promozione prettamente pubblicitaria, è una promozione che poi va a incidere sulla vita delle persone, perché gli dà la possibilità gratuitamente di poter fare sport. Quindi questo è un tema assolutamente centrato, cioè come gestire questi impianti e come fare in modo che siano economicamente sostenibili anche per permettere a chi non se lo può permettere di utilizzarli. C'è un altro tema interessante, prendo sempre spunto, che poi discende dal censimento, cioè probabilmente c'è bisogno di fare un piano regolatore dello sport, degli impiantistica sportiva. Poche settimane fa ho avuto l'occasione di assistere a una discussione abbastanza surreale, nel senso che, senza entrare nello specifico, due soggetti pubblici stavano discutendo di fare un nuovo impianto, una nuova piscina a circa
15 chilometri da un impianto, da una piscina già ultimata nel 22. Quindi probabilmente ci sono delle zone del paese in cui c'è anche troppi impianti simili e zone completamente scollegate. Partire anche da qua per fare una mappatura attraverso il censimento che stiamo facendo per capire dove c'è bisogno di portare lo sport. E l'ultimo tema di cui parlavamo, che diciamo ci riguarda direttamente come Sport e Salute e coinvolge anche l'Istituto del Credito Sportivo, col quale stiamo facendo un ragionamento a 360 gradi, è che servizi può offrire Sport e Salute. Noi vogliamo diventare sempre di più un centro servizio, soprattutto utilizzando la nostra rete territoriale, che adesso razionalizzeremo e svilupperemo ulteriormente, che diventeranno degli hub in cui sia i soggetti pubblici che i soggetti privati che vogliono investire nell'impiantistica possono avere un punto di riferimento a livello finanziario, con le possibilità che può offrire in termini di finanziamento il credito sportivo. Noi possiamo offrire un supporto tecnico molto specifico ma molto qualificato, perché Sport e Salute attraverso le proprie strutture è in grado di ideare e progettare un impianto sportivo di qualunque tipo, che si tratti di impianti sportivi per grandi eventi internazionali. Lo facciamo, noi gestiamo una serie di eventi internazionali di assoluto livello, banalmente noi gestiamo l'Olimpico e di proprietà di Sport e Salute. Tutto il parco del Foro Italico, tutto pensiamo agli internazionali di tennis. Quindi possiamo avere la possibilità di offrire, soprattutto agli enti locali, che molto spesso non hanno risorse sia economiche che di personale, tutta una serie di opportunità anche per verificare se un impianto è sostenibile o meno. Perché io mi sto rendendo conto che molto spesso noi ci portiamo avanti, facciamo voli pindarici, però poi bisogna analizzare un singolo progetto se è fattibile o meno. Se non è fattibile non si può fare, non si fa. Spesso un progetto è fattibile quando parte, ma poi con il corso degli anni, perché paghiamo anche un problema di burocrazia, diventa più ingestibile. Noi abbiamo le competenze per poter minimizzare questo rischio all'interno di Sport e Salute. Siamo un soggetto pubblico, interloquiamo con tutti i soggetti pubblici anche a livello locale. Però c'è bisogno anche di avere un focus particolare in fase di progettazione sulla sostenibilità di un progetto. Non tutto è fattibile, non tutto è possibile fare. Siccome le risorse sono limitate, c'è bisogno di impiegarle in maniera efficiente. Perché, ripeto, i dati che io ho visto e che sono pubblici, chiunque di noi può vederli, sono i dati veramente che fanno pensare, perché c'è stato uno spreco di risorse pubbliche impressionante e questo non ce lo possiamo più permettere. Quindi, riassumendo anche per i colleghi presenti, le direttrici sono tre, e quindi una sostenibilità degli impianti, un piano regolatore. Ne approfitto per chiederle, secondo lei, in quanto tempo, che orizzonte temporale dà per un piano regolatore degli impianti sportivi, e poi la terza era la formazione dei dirigenti o comunque degli enti locali, insomma, che non hanno personale, come diceva lei. Allora, sul tema del piano regolatore non è un processo velocissimo. Bisogna partire dall'esistente, e in questo il censimento sarà utilissimo, e sarà utilissimo soprattutto un censimento, ripeto, sull'impiantistica dismessa o non ultimata. Partire da là già sarà un punto di partenza efficace. Poi ovviamente bisogna coinvolgere anche gli enti locali, le regioni in primis e gli enti locali, i comuni. C'è bisogno di uno sforzo di tutti, noi questo lo stiamo facendo, lo abbiamo chiesto alla conferenza Stato-Regioni, alle regioni, ai comuni, però è assolutamente necessario, perché come diceva il dottor Bianchi, sono zone del paese in cui non c'è impiantistica sportiva, in cui chi vuol fare sport deve fare chilometri per poterlo fare, questo non è possibile, non è sostenibile. Sulle altre cose, ripeto, Sport e Salute, vogliamo diventare sempre di più un centro servizi, quindi vogliamo voler fare quel lavoro che gli enti pubblici, gli enti locali hanno difficoltà a fare, perché c'è carenza di risorse e carenza di professionalità. Noi siamo qui per questo, insomma, è il nostro lavoro. Grazie Presidente. Non so se gli altri relatori vogliono aggiungere qualcosa, se c'è. Prego Presidente Pesce, prego.
Ma l'occasione è veramente ghiotta per noi, per me, soprattutto ascoltando ora le parole del Presidente Mezzaroma. Io credo che serva proprio un cambio di postura. E io declino questo, cerco di declinare questo concetto, lo dico qua oggi perché cerco di declinarlo spesso al di là della vetrata nel Palazzo H durante i consigli nazionali del CONI. Non è sempre facile, però questo cambio di postura, il governo, il ministro per lo sport e giovani Abodi, accanto al Dipartimento per lo sport e sport e salute, sta dando dei segnali tangibili. Abbiamo necessità che, come dire, ci sia una ricaduta concreta sui territori, come diceva il Presidente Mezzaroma, attraverso le regioni sicuramente, sino ad arrivare ai comuni, per i dati che ancora una volta oggi abbiamo visto. Lo dicevo prima, abbiamo necessità di accompagnare le nostre associazioni e società sportive nel rapporto anche non solo con le amministrazioni, con il mondo dell'impresa, tutto il tema a cui accennava il Presidente Quintieri, il rapporto pubblico-privato, le esperienze di partenariati pubblico-privato. Io credo che, non il segreto, ecco, perché ovviamente ricette non ne possiamo avere, ma un grande elemento proprio che possa valorizzare lo sport sociale, lo sport di base come vero e proprio protagonista, agente di cambiamento, ovviamente all'interno delle coordinate di sviluppo sostenibile, quindi non solo la sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale, ma io direi con forza per la partecipazione che abbiamo all'interno delle nostre, dei nostri sodalizi sportivi, la dimensione sociale della sostenibilità passi proprio attraverso l'approccio che ci indicava il Presidente Mezzaroma poco fa, sull'esperienza di Caivano. C'è il tema dell'impianto e c'è il tema anche di tutto quel terzo settore sportivo, e la WISP da alcuni anni cerca di portare avanti la propria parte sull'educativa di strada quotidiana con il nostro progetto La Bellezza Necessaria. E quindi mettere insieme questi elementi, non disperdere alcuna forza. Si parlava di coinvolgimento anche delle fondazioni di origine bancaria, per esempio la WISP interviene con il nostro comitato regionale della WISP Campania su quel territorio attraverso il sostegno, progettualità portate avanti in questo caso con la fondazione con il Sud. Quindi abbiamo esperienze al Sud veramente importanti. E ne cito velocemente un'altra, perché in questo caso siamo in Sicilia, quindi siamo nel Mezzogiorno, dove come WISP abbiamo delle eccellenze. Per esempio in quel caso un progetto portato avanti su un tema molto, come dire, molto importante, molto sensibile, su cui Sport e Salute sta lavorando molto, quello delle carceri. Quindi in quel caso la WISP interviene in tutti gli 8 gli istituti penitenziari della regione con la costruzione di aree gioco che affiancano gli istituti, quelle aree gioco dove poi i bambini, figli di detenuti, come dire, possono incontrare i genitori, e in quel caso lo facciamo attraverso l'impresa, un sostegno importante dell'impresa sociale con i bambini. Quindi il tema in questo caso del contrasto, link con Caivano per il tema del contrasto del fondo di contrasto alle povertà minorili. Quindi io credo che veramente si possa fare molto e ci sia molto non solo da fare, ma che alcuni obiettivi siano veramente traguardabili, non dico con facilità, ma che possano essere appunto raggiunti e, come dire, si possa dare anche un contributo, come si diceva prima, a riempire quel nuovo comma dell'articolo 33 della Costituzione, che abbiamo ovviamente colto tutti con grande piacere e felicità, ma ovviamente, come dicevi tu prima, abbiamo bisogno di dare gambe, ecco, a quell'articolato. Grazie ancora. Grazie. Non so se ci sono domande dai presenti, se qualche collega giornalista o presenti vogliono sottolineare qualche appunto, qualche spunto. Vuol dire che siamo stati così bravi da spiegare tutto? Bene, perfetto. Allora, io ringrazio il Presidente Pesce, il Presidente Mezzaroma, il Presidente Quintieri, il Direttore Svimez, la Dottoressa Affuso. E grazie per essere intervenuti, a voi tutti per averci ascoltato in questa mattinata. Grazie.